Seconda parte di Verso il Voto dedicata al comune di Prato Vecchio Ostia. Prato Vecchio Ostia mi sembra sempre di sentire all'altoparlante della stazione di Arezzo in partenza, il treno per il Casentino ferma, arriva a Prato Vecchio Ostia. Che significa per voi quella linea ferroviaria? Balzani, lei la usava da studente? Purtroppo sì, un grande disagio e questo ovviamente si ripercuote non solo nel comparto economico ma anche sociale, turistico, scolastico. Ovviamente con il nostro gruppo, se verremo eletti, cercheremo di adoperarci anche in questo senso. Ovviamente è un tema di più alto livello rispetto a un'amministrazione comunale, ma certamente c'è tanto da fare. Una soluzione potrebbe essere anche una metropolitana leggera che permetta appunto degli spostamenti più veloci, perché a oggi veramente arrivare ad Arezzo da Prato Vecchio Ostia ci vuole un'enormità di tempo, e se veramente vorremmo puntare al turismo, come io con il mio gruppo vorremmo fare, bisogna portarli i turisti in qualche modo in Casentino, e quindi il pubblico trasporto si rivela fondamentale. Ma abbiamo anche dei problemi verso appunto il pubblico servizio verso Firenze. Inoltre ricorderei che per quanto riguarda l'amministrazione comunale, quindi un impegno che posso già prendere a oggi, è il fatto di ristabilire il trasporto da e verso le frazioni del nostro comune, perché abbiamo delle frazioni che appunto sono prive di trasporto pubblico, quindi loro hanno perfino il problema di arrivare alla stazione di Prato Vecchio per raggiungere Arezzo, quando abbiamo degli esempi in Casentino come Castel Focognano, che ha mantenuto il servizio per delle frazioni come Carda per 4-5 utenti, perché oggi si tagliano servizi pubblici perché si considera il cittadino un numero, e quindi c'è bisogno proprio di un riesame. Lei fa di tutto questo ciò. Riferimento proprio perché diciamo la realtà diciamo del territorio che esprime, che lei ha citato, quello di strada di Castel Focognano. San Nicolò, è simile alla vostra di Stia Prato Vecchio, come sì, verso Lornano, Porciano, e poi sono frazioni anche che hanno dei siti archeologici e una storia importantissima. Ecco, la fermo che del turismo ne parleremo più avanti. Ecco, lei sul settore dei trasporti, partendo proprio dalla ferrovia, che dà un alone anche romantico, no? Però allora la ferrovia come noi la conosciamo è una ferrovia ormai, la linea ferroviaria da Stia ad Arezzo è ormai totalmente superata, lo è in fatto di sicurezza, lo è in fatto anche per i raccordi, appunto, diciamo per gli archi di cerchio delle curve, che non permettono non soltanto le velocità del treno, ma non permettono neanche, mi viene in mente, mi riferisco sempre alla mia azienda, non permettono neanche il transito, diciamo, dei pezzi, dei carri ferroviari a causa appunto proprio di questi scartamenti così ridotti. Che dire, la ferrovia è un problema che va affrontato in termini sovracomunali, penso, quindi dando forza alle alleanze con altri comuni, a tutte quelle forze politiche che in questo momento possono essere in grado di attivare un processo che va in questa direzione, di potenziamento e di supporto. Caleri, quindi, dico Nicolò Caleri, serve una riqualificazione di questa strada ferrata che è strategica. Se non altro so che ci sono dei grandi investimenti, c'è un nuovo sistema di sicurezza che è equiparato a quello dell'alta velocità. Abbiamo chiesto lume anche al Presidente Seri in questi giorni proprio perché ci sembrava un dato da chiarire. Però non basta solo questo. Il treno sicuramente è anche perché va 50 all'ora quel treno ancora. Sì, in questo momento stiamo attendendo l'autorizzazione a tornare a 70 all'ora. Considerate che il limite era 90 fino a non tantissimo tempo fa, fino agli ultimi incidenti che sono accorsi in altre zone d'Italia. E il treno sicuramente per noi rappresenta uno strumento essenziale di collegamento con Arezzo per tutto quello che è il pendolarismo, sia per scolastico sia lavorativo, e anche per l'aggancio a quella che è poi la rete nazionale. Io faccio il consulente nella vita e so bene quanto questa possibilità spesso permetta o non permetta invece
di avere accesso ai servizi nazionali di treno. Sicuramente in questo momento stiamo soffrendo tantissimo, come ha detto Federico prima di me, è ovviamente da affrontare a livello sovracomunale tutto questo percorso, in LFI tutti i soci, come il Comune di Prato Vecchio Stia, lo stanno facendo da tempo. Sappiamo che a breve dovrebbe arrivare l'autorizzazione per tornare a 70. Noi lo riteniamo assolutamente imprescindibile. Io in particolar modo sono anche legato affettivamente al treno, perché mio nonno era al capostazione di Prato Vecchio Stia, per cui ho un legame anche particolare e familiare, ma indipendentemente da questo, se vogliamo sviluppare il turismo slow con il parco nazionale, sicuramente quello è un aspetto necessario. Caleri, allora un minuto le do come ai suoi competitor. Certo. Il ritrovato rapporto e il ruolo del suo comune e dell'Unione dei Comuni cosa significa? Allora, per quanto riguarda il rapporto con l'Unione dei Comuni, in questi anni è stato abbastanza articolato. Noi nel momento della fusione siamo stati posti fuori dall'Unione dei Comuni, dal commissario direttamente, perché Stia era dentro, Prato Vecchio era fuori. Noi abbiamo deciso di restare comunque fuori in questi 5 anni perché secondo noi in questo momento non ci sono le condizioni per entrare all'interno dell'Unione dei Comuni e ottenere dei reali benefici. Dovrebbero cambiare tante cose nell'Unione dei Comuni a partire dalla struttura organizzativa. Vedremo nei prossimi 5 anni se ci saranno le condizioni. Io ho anche scritto cosa penso su questo argomento. Secondo me sono a prendere in considerazione anche delle convenzioni intercomunali che possono affiancare la forma dell'Unione dei Comuni. Anche perché è un dato oggettivo, sì, c'è questa scelta fra virgolette isolazionistica, no? La potremmo definire così con una licenza giuridico e politica, però di fatto certi servizi siete costretti a farli insieme. Sì, diciamo che un comune come quello di Prato Vecchio Stia, che in cui un sindaco può lavorare veramente solamente sulla parsimonia delle uscite, l'entrare e l'uscire dall'Unione dei Comuni a mio avviso è solamente una questione di beneficio economico. Ci sono dei servizi che ad oggi, penso alla risorsa idrica e penso alla nettezza urbana, che assolutamente a mio avviso dovrebbero essere rivisti. Rivisti veicolando la forza dei cittadini e la forza anche di coloro che, di tutte, come ripeto, quelle forze politiche che vogliono investire in un decentramento di queste grandi municipalità, in un accentramento, cioè in una rilocalizzazione diciamo più ristretta di tutte queste municipalizzate che le gestiscono, per riuscire a trovare degli effetti che, riducendo la scala, siano più calmieranti per i cittadini. Bazzani, lei come vede questa? Mantiene una politica, una scelta isolazionistica, oppure cercherà, se sarà eletta sindaco, di avere un rapporto diverso con i vicini di casa? Ma ovviamente i rapporti con i vicini di casa vanno mantenuti, coltivati. Tuttavia l'Unione dei Comuni è sempre stata vista come un carrozzone nel vero senso della parola, quindi si potrebbe appunto decidere, ascoltando la popolazione, cosa ne pensa in primis, se nel caso si decidesse di rientrare, ovviamente per riorganizzarlo completamente e portare semmai anche nuove mansioni a questo ente, tipo un ufficio progettazione. Per progetti appunto intercomunali, però tuttavia io, se devo dire la verità, rimarrei appunto autonoma, anche perché vediamo appunto la gestione dei rifiuti, come la gestione anche del sociale, con alcune vicende che hanno toccato e hanno riguardato alcune gestioni di alcune case di riposo, che veramente sono deleterie e allarmanti, quindi occupiamoci di Prato Vecchio Stia, che già non è poco. Un minuto a testa. Acque, dolci acque. Stia è la capitale delle acque in provincia di Arezzo. Ecco, c'è qualcosa, si può fare qualcosa in più per rilanciare questo aspetto? Sicuramente il servizio idrico è fondamentale. Siamo ricchi anche di sorgenti e altre appunto potenzialità in questo senso. A oggi in Italia la regione Toscana vanta la tassazione più elevata sull'acqua. Dei comitati con i quali ho collaborato della regione Molise dicevano: ma voi non vi state attivando appunto verso questa contestazione di questa elevata tassazione? C'è stato anche un referendum costituzionale.
Quindi sicuramente bisognerà intervenire per evitare sprechi e per ridurre anche la tassazione relativa a questo e anche in merito alla gestione che ora è data a mano appunto a dei privati e quindi, se devo dire la verità, solo una volta entrando dentro l'ente riuscirò a farmi un'idea più chiara di quello che è la gestione idrica. Caleri. Ma al di là della risorsa idrica, che ovviamente per Prato Vecchio Ostia è... sarebbe l'eccellenza sia per la qualità che per l'acqua dell'Oia, praticamente un'acqua che figli di Pier Cardin, che ancora la possiamo bere nei rubinetti, ecco, però lei penso intendesse acqua da bere. Anche. Per quanto riguarda l'acqua da bere, noi abbiamo da tempo uno, diciamo fra parentesi, stabilimento termale dove c'è dell'acqua buonissima, che è l'acqua di Calcedonia, però dove bisognerebbe forse portare qualcuno a bere quest'acqua, perché altrimenti l'acqua rimane lì e rimane appannaggio solamente degli stiani, dei pratovecchini, di qualcuno che dalla valle viene a prenderla perché il dottore glielo ordina. Quindi questa risorsa andrebbe sicuramente forse fatta valere. E allora, Calcedonia da rilanciare, caro Nicolò? Sì, diciamo che in questi anni, rispetto a quando fu progettato anche il padiglione a cui si riferisce Federico, il sistema delle terme è profondamente mutato. Allora le terme erano più simili a quelle di Fiuggi, dove si andava proprio a bere l'acqua, fu fatto con quel principio. Oggi sappiamo bene che le terme sono spa, sono luoghi di benessere, c'è un investimento privato molto importante. Il nostro sarebbe un paese che sicuramente potrebbe attrarre investitori per andare su uno stabilimento termale di nuova concezione di questo tipo e fra l'altro la presenza dell'anificio e di tutte le strutture ancora inutilizzate del vecchio lanificio potrebbe rappresentare un ottimo viatico. È chiaro che si tratta di creare dei ponti con imprenditori di grande livello perché l'investimento è veramente molto molto cospicuo e può rappresentare sempre più in linea, ripeto, col parco, con lo sviluppo del turismo, un aspetto di grandissimo interesse per il futuro di Prato Vecchio Ostia. Bene, allora avete anticipato 18 secondi, ve le restituirò nella ultima tranche, noi ci fermiamo, restate con noi a tra poco per l'ultima parte di Verso il Voto con il Comune di Prato Vecchio Ostia. Certo.